carissimo, cari amici, siamo a Mombello, manicomio di Mombello, Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, capitano Barbadura, e vediamo i reparti che ancora non avevamo visto 2 anni fa, siamo tornati dopo 2 anni, e i reparti vedremo anche una parte dei sotterranei che sembra non sia veramente andato nessuno, perché vedremo una parte dietro un muro. Però per intanto vediamo una parte ancora non visitata da noi e con tutto ciò che c'è da vedere, anche i piani alti. Benissimo, Mauro. Benissimo, rumori vari, benissimo. Non vi spaventate. Sì, vari rumori, però tant'è. Strani rumori, forse avrà ragione Mauri quando ha detto magari cornicioni, ogni tanto è un po' pericolante. Sì, che piove, visto che piove. E quindi è piovuto, magari rumori che cornicioni che crollano un pochino. Benissimo, iniziamo le riprese, Mauri. Bene. Cari amici, seguiteci perché sarà fantastico. Benissimo, io prendo la borsa e tu la videocamera e iniziamo. Anche sentila. Sì, ci sono, abbiamo dei motociclisti anche, benissimo. I motociclisti iniziamo, in sala. Iniziamo, cari amici. Benissimo, siamo pronti, Mauri. Aspetta, proprio. Dai, sistema attrezzatura. E andiamo, dai. In questo bellissimo posto. Abbiamo trovato un reparto, quindi gran bello, okay. E adesso lo visitiamo. K2, perché qui benissimo, bisogna essere Mauri. Sempre attivi. Sì, K2, tutto quanto. Benissimo, dai. Dai. Sì. E cari amici, allora la mia idea in questo reparto, che è la prima volta che ci veniamo noi, poi alcuni avranno già fatto meglio. Attento, non cadere. La mia idea è quella di vedere i piani sopra, perché l'altra volta non abbiamo avuto il tempo di venire in questo reparto. Volevo tanto riuscire a visitare i piani superiori. No, tienitelo in mano tu questo, che non si sa mai. Beh, ma non li ho mai usati, le apparecchiature elettroniche le uso pochissimo. Qua siamo a un punto che c'è troppa luce, è meglio andare più di qua. Un diverso. Beh, devo usarlo questo. No, uso io. Tacchino, perché sennò dite. E benissimo, dobbiamo cercare di salire in questo bellissimo reparto. Che... Facciamo vedere Mauri, un posto incantevole. Fantastico. Un posto incantevole, cercheremo di salire e reparti in alto. In alterlacchi. Bello. Ecco. Benissimo, cari amici, seguiteci. Andiamo verso evidentemente delle scale. Ma le scale non lo so se sono di qui, è sicuro. Proviamo. Dov'è che sono delle scale? Ma no, bisogna andare giù di là. Aspetta. No, credo che bisogna andare giù di là, aspetta. Di qua. No, questo di là, no, vediamolo giù. Sì, vuoi, come vuoi te. Perché di là non mi pareva che c'erano le scale. Oh, beh, vedi qui. Sì, assolutamente salire qui ai piani alti. Quindi in questo posto voglio assolutamente. Mauri, com'è? Abbastanza. Qui c'è una sedia abbastanza spettrale. Però è venuto il sole. Oh, ma abbiamo una fortuna sfacciata. Beh. Il meteo, c'era la pioggia, diluviava. E viene bello. E viene sempre il sole quando veniamo noi nei posti, Incredibile. Ma va che sole bello. Incredibile. Benissimo. Bene, allora continuiamo. Sì, dai, amici. Noi continuiamo. Vai, figa. E niente, quindi il manicomio di Mombello, quello che era nel secolo scorso, sapete bene la storia, beh, chi non la conosce. Allora, nel secolo scorso, chi era un po' verso la società veniva messo in questi luoghi e venivano rinchiusi in questi luoghi, insomma, un po' tremenda, quindi inutile divulgarsi, più che altro ben venga la sperimentazione. Andiamo, continuiamo, benissimo. Sì.
Sì, sì, Mauro. Sì. Ma troveremo le scale. Cari amici, troveremo le scale. No, ma ci devono essere. Dove? No. Volevo trovare le scale per andare di sopra. Sì, devono essere di là, Mauro. Devono essere di là, no? Ma com'è possibile? Beh, cari amici, se non le troviamo... L'hai trovato, no? Fermo lì, ma così per dire, eh? Qua. Ma non troviamo le scale? Beh, se le troviamo, cari amici, bene. Ah, guarda che bello! Lettini d'ospedale. Ah, ma che bello, oh, che bello. Mettiamoci qua, allora. Potremmo fare una ripresa video da qua, guarda. Sì. Mauri. Aspetta che faccio una foto, ma magari, dai, io faccio... Più che altro... Dov'è che ci mettiamo? Più che altro... Facciamo... Mettiamoci qua, Mauri. Ah, sì. Mettiamoci su qua. Ecco, facciamo una bella riposata, mettiti qua. Una bella riposata. Fatti una bella riposata. E conciato. Ah, cari amici. Ah, cari amici. Cari amici, lì è una mia cosa, Mauro. Cari amici. Ah, cari amici. Ma qua non tiene tanto, Non vorrei che poi salta. Vatti. Infatti, intanto diciamo dei casini. No, ma è vitale, no, perché non ce ne sai, ragazzi, Mauro chiama l'infermiere perché dietro non tiene bene, va giù. Perché gli ha visto? Oh, fatti male. Oh, mezzo dollaro falso, cari amici. Mezzo dollaro, ma... Bello, cari amici, mezzo dollaro, ma è falso, mi risulta, Mauri, mezzo dollaro è falso. Sicuro? Sì che è falso, cari amici, mezzo dollaro è falso, niente. Vabbè, teniamolo, mettiamolo su qua, a ricordo, cari amici, mezzo dollaro è falso, qui, a ricordo. Ebbene, continuiamo, Mauri, dobbiamo trovare le scale, dai. Cioè, dico dai, troviamo queste scale, Mauri. Sì, dai, troviamo, aspetta. Che qua c'è una bella faccina, c'è qualcuno che ci accompagna sempre. Sì, sì, è vero, visto, vero. Mauri. Allora, cari amici, non abbiamo trovato ancora le scale, due sono le cose. O le troviamo, facciamo uno stacco di video e le troviamo. Ma qua... il video mostra, è questo mostra, il video, Mauri, eh. Mostra il bello. Il video è che schifo. Allegria. Mettiamo l'allegria di questi posti. Tremendi. E il video è che schifo. Viene bene tutto, vengo bene. Sì, sì, per quello sì. La mamma ci tiene, dice sempre, vedete cari amici, è vero la storia che... Allora, quando metto a tracollo la borsa, mia mamma dice sempre, perché lei era parrucchiera, ci tiene a certe cose, dice sempre non tenere questo troppo davanti, che poi fa così, allora mettilo così. Sì. No, ma tu comunque sei abbastanza, no? Sei abbastanza fotogenico, perché c'hai il bel faccione. Io invece... Aspetta un attimo, fotogenico, ma questo è il posto. Fammi un fotogenico, Mauro, in questo posto qua. Beh. E poi anche di qua, sono fotogenico, mamma. Qua è già meglio, dai. Soprattutto fotogenico col rudere lì sopra. Eh beh, certo. Quello fotogenichissimo. Sì, beh, qui, vabbè, logico, io sto dicendo in generale. Scale. Se no facciamo un giro di perlustrazione e poi le troveremo. Ma io ti vengo dietro, però... Ma qua siamo tornati indietro, Mauro. E allora, le scale qua non ci sono, le ho viste di là le scale. Tacchiamo e cerchiamo le scale a un certo punto. Cari amici, non le abbiamo trovate. Devono essere interne, sicuramente da qualche parte interna.
perché questi manicomi erano tutti fatti veramente da manicomio. Quindi le cose... Ma io volevo trovare le scale. Allora, beh, dai, stacchiamo e cerchiamo le scale, Mauri. Ma però sai che cosa? E cari amici, essendo questo manicomio, è vero, assolutamente vero, bravissimo Mauri, l'ha trovato per primo lui, le scale e anche la parte dove si va giù ai sotterranei sono all'interno della costruzione, cioè si parte dal giardino. Sì, esatto. Io alla fine veramente non l'avrei mai trovato, perché non potevo immaginare che si partiva dal giardino. Invece sono fuori nel giardino della costruzione, a parte almeno qui dove si può andare sia giù nei sotterranei sia sopra primo piano, perché evidentemente essendo un manicomio per motivi di sicurezza avranno congegnato sì, che era meglio non uscire fuori, che sì, per scappavano. Non farli uscire fuori che magari scappavano. Esatto. Il matto che scappa. E avevano congegnato di farlo qua. Quindi, benissimo, io allora partiamo, io qua dicevano che il primo piano era interessante, quindi andremo un attimo a vedere il primo piano e poi scenderemo giù nei sotterranei. Intanto qualche strano rumore, c'è stato il temporale, adesso bellissimo, c'è di nuovo l'allerta meteo più tardi in serata, lo sciopero dei treni, non manca nulla oggi, sciopero dei treni, allerta meteo, tutto. Bene Mauri, prendi la videocamera, facciamo una bellissima ripresa, benissimo. Bene. Amici, un like se potete, se volete, perché noi ci mettiamo veramente tanto cuore e tanta fatica. Allora, saliamo su al primo piano. Danzare, porca puttana. Con i gattini colorati, Mauri, prendi i gattini colorati. Un bel cassettino con i gattini colorati. Tiga, come stai, Tiga? Andiamo, tentiamo di arrivare su al primo piano. Se non ce la fai, Mauri, ti aiuto. No, prendo la videocamera. Ecco il Mauri. Ma anche la ce la faccio. D'avventura, no? Perché qua non era facile. Ci scivolava giù. Vabbè, benissimo. Andiamo sopra. Cosa ci sarà? Cosa ci aspetterà al primo piano di questa costruzione? Incredibile. Insomma. Come stanno già? Siamo in un luogo incredibile. A questo punto, Mauri, facciamo un rapido giro. Un giretto? Sì, un giro per poi metterci. Ah, quelli sono murales un po' simili a delle... com'è che si chiamano lì? Delle... com'è che quelli che fanno sui cellulari lì? Ah! Tipo l'Ismail. L'Ismail del cellulare. Sì, sì, sì. Smile. Ecco, benissimo. Bene, io prendo magari la torta se serve. Sì, sì. Prendo la torta e facciamo un rapido giro del primo piano, perché dopo bisogna avere il tempo, sia tecnico, sia a livello di orologio, insomma tutto quanto, per far vedere anche il sotterraneo. Allora, bene. Bene. Bene, Mauri. Benissimo. Facciamo vedere. Bene, 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 bene. Bene. Qua. Un armadio che l'ho imparato a recuperare. Un armadietto. Qua le porte ormai. Tutte diverse. Eh beh, per forza. Hai messo i piedi su una birra. Hai messo i piedi su una birra e stai attento ai vetri, perché sennò... No, ti dicevo che hai messo i piedi su una birra e magari ti potevi bucare i piedi, attento, eh.
Hai messo i piedi sulla birra rotta e scoppiata. Ah, andiamo allora, bene. No, attenzione perché ci sono venuti al più, te lo volevo dire solo perché... Andiamo bene. Purtroppo... Ma sei di infarto, cari amici. Allora, cari amici, e questi sono gli armadietti. Qua, guarda. Questi sono armadietti. Abbastanza recenti. Vi ricordate gli eroi della TV? Del secolo scorso, ma proprio abbastanza recenti. Eccoli qua. E qui un'aula con armadietti, vedete? Benissimo, Mauro, continuiamo. Guarda, una rapida... Sì. Questo è una panca, aspetta, mi devo spostare perché sei sulla luce e... Questo dovrà stare dentro, non qua fuori. E i bambini ci sono così. Mauri, lo riprendo da qui perché... Ah, vuoi che ce lo prendiamo tutti e due? Sei di qua? Di lì? Metti la videocamera lì. Ma e poi, qua è tutto pulito. Sono passati prima, l'ho visto prima passare per pulire. Mi sembra strano che sia sporco, veramente. L'ho visto prima, passavano a pulire. Magari. Aspetta, così sta bene. Penso che sia. Ideale, cari amici. Allora, questo è un banco di scuola di bambini che stavano qua al manicomio. Perché evidentemente questo, ecco perché si dice, si racconta Mauri, che qua ci siano molti fantasmi in questo punto. Almeno questo si racconta, ma c'è da crederci anche se il K2 non dà segnali. Perché qui deve essere la sezione dei bambini. Sì, forse sì. Sì, perché questo è un banco di scuola del manicomio, perché purtroppo a volte venivano anche abbandonati i bambini e qui c'erano anche bambini che facevano scuola. Addirittura quindi avevamo dei bambini chiusi dentro un manicomio. Infatti. Così, Mauro. Sì. Quindi... Un pensiero così come che qui è un luogo di sofferenza per i bambini. Perché in effetti un bambino dovrebbe stare con la famiglia. Come fa un bambino a stare in un luogo così? Appunto, quello che dico anch'io. Allora è questo che ci fa dire, meno male che questi luoghi non ci sono più. Perché un bambino deve stare in un luogo adatto per lui. Si capisce. E questi erano i banchi della scuola, però manca la parte sopra. Sì, l'hanno rotta. Perché poi erano dei banchi con tutti i pezzi. Benissimo, così faremo. Ok. Bene, quindi si continua. Va bene, dai, adesso. Prendiamo la videocamera, facciamo un pezzettino ancora. Mi rivesto nel ruolo di chiedermi. Facciamo ancora un pezzo e andiamo avanti. Fanculo tu e il bicchiere vuoto, questa è una scritta che hanno messo qui. Quando il bicchiere è vero? Qui hanno spaccato tutto. Sì, guarda che sta crollando lì, attenti. Sì, ma mica crollerà proprio adesso. Non c'erano gli armadietti. Sì, sì. Vedete, cari amici, questo deve essere vari armadietti dove mettevano vestiti i bambini. Questo è praticamente dove mettevano il ripostiglio dei vestiti, Mauri. Sì. E, il cambio, come si dice? La zona cambio dei bambini, ecco. Gli spogliatoi dove i bambini si venivano a spogliare e cambiare. Insomma.
insomma, perché... Aspetta, finisco qui e poi... Sì. E quindi continuiamo in questo luogo. Sono qui in giro anche loro a fare... Benissimo, Mauro, sì. Come, ho fatto due... Insomma, si continua avanti. Così. Allora, aspetta. Beh, adesso quindi abbiamo capito che questo è un luogo spettrale, conosciuto spettrale, pieno di fantasmi, perché appunto nelle bambini. Questi sono i tagli. I cessi. Qua ci stavano i bambini. Ecco perché è un luogo un po' pieno di fantasmi. Perché questa è la sezione dei bambini. Allora Mauro, non ci vieni più? No. Sì, vengo. Ma. Qua deve essere l'hanno chiuso, ma... Non ho capito cos'è che c'è qua dentro, Mauro. Qua sono dei bagni, però... Questi bagni sono terrificanti perché venivano chiusi dentro i bambini in questi bagni. Bagni un po' spettrali. Venivano chiusi dentro perché a volte stavano poco bene, poi si sentivano poco bene. E qua vedete c'è una porta proprio chiusa, assolutamente chiusa. Però dentro abbiamo... quello che allora lì mettevano i vestiti, vedete, e poi qua andavano in bagno. Come devo illuminarlo? E gemello a questo dove hanno rotto la porta. E qua è anche la doccia. Ok, a posto. Bene, continuiamo un pochino. Ma io mi sono limitato a fare due qua, materassini, mobili. Bene, continuiamo. Okay. Un pochino e qua hanno bruciato un po'. Questo è importantissimo. E io principe sbaglio che tu sei per scelta, è una buona idea. Io principe sbaglio che tu sei per scelta. Assolutamente vero. No, quello... Guarda, ma che casino qua. Sarò... Allegria. Sono sempre qui, al manicomio, non bello, no? Bellissimo. Si continua. Ma quindi qua è la sezione dei bambini. Benissimo, a questo punto possiamo avventurarci un pochino sotto. Andiamo allora di giù, Mauro? Sì, ma cosa facciamo? A far vedere, quindi salutiamo da qua e diciamo che andiamo, vai pure lì, e diciamo che andiamo giù, più in qua. E quindi, cari amici, adesso andiamo, iniziamo già con i sotterranei. Qua era un po' spettrale perché appunto ci venivano i bambini, era la sezione dei bambini. Abbiamo scoperto perché il posto si diceva spettrale perché era la sezione dei bambini. Benissimo, Mauri. Ok, benissimo. Niente, certo, spero che sia venuto bene. Sì, il video. Va bene. Benissimo. Cari amici, adesso andiamo ai sotterranei, ma un istante abbiamo trovato le cucine, quindi la mensa cucine della sezione bambini al manicomio di Mombello. Benissimo Mauro, un minutino facciamo vedere i nostri amici. E quindi le cucine, cari amici, venite con noi. Ecco. Qua la parte un po' così è rimasta. E continuando,
Ah, c'è la bombola dentro. Qui ce l'ho le prese. Ma che roba antica, cazzarola, oh. Tutta la parte della cucina. Questo doveva essere tutto un forno, non un bagno. No, quello lì. No, quello lì deve essere sì un forno, qualcosa che per scaldare le vivande, sì. Un po' all'antica. Sì Mauro, quindi siamo venuti cari amici anche nelle cucine e guardate ancora i cassetti delle cucine. Tutte le apparecchiature, questo ci sarà. Sicuramente sicuramente la cucina, perché vedo queste numerose bombole evidentemente per cucinare. Cucinavano. Sì, bombole per cucinare sia qui e poi ne abbiamo un'altra qua, tutte bombole per cucinare, e questa è la cucina, e quindi benissimo. Bene. Allora sì, dico vieni qua. Cari amici, continuiamo l'esplorazione. Sì, l'esplorazione continua anche se dobbiamo andare in sotterraneo. Bene, dai Mauri. Sì, benissimo. Ok. Quindi, allora salutavamo da lì, va magari. Bene, salutiamo, perché ci fa tanto. Allora salutavamo. Cucine, fatto. No, è una lì. Allegria. Benissimo, cari amici. No, ma un po' più in basso, dietro la porta, Maurizio, ma sei troppo in alto. Sì, un po' più in qua. Ma sei troppo in alto. Dalle cucine del reparto dei bambini si continua e andiamo al sotterraneo. Ok. Ciao cari amici, adesso sotterraneo. Mamma mia. Adesso andiamo fuori di qui. Benissimo, io faccio solo un pochino. E qua la continuazione delle cucine, Mauri. Ma un minutino, prendi la torcia. Solo qua è troppo bello da far vedere. Qua sono venuti pochissimi a far vedere questo. Guarda, solo un istante. Le cucine del manicomio, anche di qua continuano, cari amici. Del reparto dei bambini. Vedete? Queste tutte le cucine continuano anche di qua. Queste, ma cos'è? I forni del pane, queste? Cos'era qua? Ma io penso la dispensa dei cibi. Bene. All'antica. Qua ancora. Incredibile. Magari. Sì, allora facciamo. Salutiamo. Da qua andiamo. Ecco. Qui è crollato tutto. Vieni qua. Qui di qua. E. Ma qua, guarda. E cari amici. Ma forse allora io devo aspetto che. Cari amici, queste appunto le cucine dove i bambini venivano a mangiare. Vediamo tanti posti addirittura con l'elettricità, quindi evidentemente le manopole elettriche, e qua cucinavano tutto ciò che occorreva. I bambini erano tantissimi, la cucina è immensa, diciamo così. Benissimo, si continua. Okay, si continua. Qua naturalmente non sapevamo dove posizionarci.
Bene. Le cucine, quindi. Qua crolla un po', tanto per cambiare. E le cucine. Cari amici, le cucine, quindi. Le cucine. Ne andiamo con queste cucine. Cari amici, le cucine dove i bambini venivano a mangiare. Qui, cari amici, abbiamo la cucina con una cappa aspirante e continuiamo. I veri inetti, cioè quelli che non sanno fare niente, vivono fuori di qua. Assolutamente vero, perché per certe situazioni della vita che uno se non si è scelto, certi luoghi esterni a qua, la gente sapeva fare più qua, vivere qua, che non fuori. Bene. Terrorismo poetico, quindi anche poesia. Qui da Mombello troverai anche questo. Che posto, cari amici. Cari amici, qua abbiamo la cassettiera, qui proprio dove stava il reparto dei bambini. Qua lo psichiatrico, buttata dove ci sono le scale. La cassettiera, dei cassetti che usavano i bambini. Partiamo, Mauro. Partiamo, Mauro. Noi che siamo all'ingresso del primo sotterraneo, che è un pochino più corto, ci dicono. Ecco, ecco, cari amici. Finalmente. Mauro, quindi... Siamo all'ingresso del primo sotterraneo qui del padiglione. Fantastico. Padiglione dei bambini, visiteremo il sotterraneo. Ok. Quindi benissimo. Benissimo. Allora, ognuno giochiamo e scendiamo. Purtroppo è così. Benissimo, benissimo. E tu attaccati. Tu come fai con la, con la cosa? Ce la faccio. Anzi, io faccio tutto. Mauri, è il K2? Ah, che K2, Mauri. No. Chiedo scusa, che... Allora, cari amici, io vedete che sistemo e parto anch'io. Cari amici, andiamo a visitare i sotterranei. È inquietante, è proprio, beh, sì, c'è sì, la luce, sì. Io ti seguo. Fammi solo un attimino, poi presentiamoci. Allora, cari amici, adesso assolutamente sotterranei. Presentati anche tu, facciamo come l'altra volta, Mauri. Anche tu. Sotterranei. Sotterranei. Sotterranei, è una bella cosa, inizia tu ad andare giù, dai. No, ma non c'è la luce, come si fa? Attento, che è facile perdere. Dai, ce la faremo, Mauri. Ce la faremo. Io qua ci ho acceso questo. Un po' di luce ce l'abbiamo, dai. Cari amici, purificante. Bellissimo, Mauri, stupendo. Quindi che puoi stupendo. Venire... tranquillamente, è un posto più bello del mondo, vedete, cari amici, io non ti vedo qui, eh. Abbiamo dei... abbiamo, Mauri, riusciamo a star vicini, riusciamo questa volta a dare più luce, è vero? Okay. Certo, benissimo, siamo attenti qua, ma comunque ci rimaniamo sempre noi, nel senso buono, sì. Cioè, sì, non è facile per nulla. Beh, diamo luce, diamo luce, Mauri, cerchiamo di dare luce. Luce di qua. Aspetta, io cerco di scendere, diamo luce. Sì, c'è un androne, Mauri, sì, c'è un androne da visitare. Qui è un po' allagato, qui, cazzarola. Sì, ma... No, no, ma si riesce, si riesce. E continua, Mauri, ma di là ci deve essere... Ah, bellissimo, ma dove andiamo di là? Andiamo, proseguiamo, Mauri. Dice. Proseguiamo, sì.
E cari amici, io magari addirittura posiziono la videocamera qua. Mettiti là, Mauri. Dove? Più avanti, più avanti. Ecco, sì, lì, lì. Ma se ne vede una mazza. Cari amici, siamo qui nei sotterranei, questa volta ci siamo riusciti ancora. Sì, anche se devo dire dai, che... dai, faccio luce, faccio luce. Cari amici, abbiamo promesso che questa volta riuscivamo a vedere meglio. Allora, facciamo vedere allora le cose in luce. Lì ci sono delle valvole, sì, qui c'è delle valvole, dei tubi. Guarda, puntiamo giù per terra, punto giù per terra a vedere cosa c'è. Lì un po' di luce che viene dall'esterno, da una grata. E qua viene la luce, sì, dalla grata. Però dobbiamo andare in là, Mauri, a vedere cosa si nasconde di avanti. Andiamo, andiamo. Ma no, è solo una cabina e basta. Vuoi che... Ah, sì. Allora ti faccio un po' di ripresa? No, devi farla anche tu la ripresa. Oh, oh, oh. Dov'è che siamo, Mauri? Non so, ti viene di tempo. C'è una cabina e qua finisce tutto. Appunto. Mamma mia. Qua hanno murato, no? C'è l'esterno. Sì, si vede fuori, Mauri. Qua. Hanno murato qui. Non si vede una mazza qui, però... No, hanno murato. Allora, Mauri, benissimo. Io allora saluto un attimo e continuo con le riprese tue. Facciamo così. Cari amici, abbiamo trovato un androne che assolutamente poi c'è il muro. E qua è un muro che non va proprio da nessuna parte. E dentro questa cabina di legno. Cabina di legno che non so che cazzo serviva. Questa stanza di legno, quest'ultima stanza di legno. Bene, continuiamo le riprese. Benissimo. Con questa, attento, ecco. Di farti, no, ecco. Farti male, Mauri. Qua ma ci manca solo. Vedete, c'è questa cabina di legno. Benissimo. I can see you. E qua le tubazioni. Sì, fuori dal normale, proprio come in un manicomio. Le tubazioni nei sotterranei del manicomio. Cari amici. I can see you. E qua le tubazioni. Allumina qui un attimo, vediamo. Sì, ecco, il video c'è. Ecco. Ah, bene. 9 minuti Mauri... e 44, giusto? Bene, bene, allora il video ce l'abbiamo. Bene, anche il Mauri ha il buon video. Insomma, nei sotterranei, benissimo. Facciamo la luce per la... Cari amici, è stata un'altra di quelle esperienze allucinanti, eh? Sì, infatti. Sì, infatti, veramente. Allora, adesso poi faccio col cielo e spengo tutto, uso solo il coso della temperatura perché se no è un casino. Sì, quindi dai sotterranei con tutto ciò che c'era. Vi abbiamo detto, appunto, facevamo anche un po' di sotterranei, vi abbiamo mantenuto la promessa. Non è stato certamente facile, eh? Guarda che qua facciamo vedere, sì, tutto annacquato qua. Benissimo, no, torniamo in superficie, Mauri. Ma subito anche. Uscite di qua. Sì, se no andavamo a imbatterci nei fantasmi totali. Di là allora cos'è che c'è? Ma Mauri, tante volte che facciamo quella parte di là. Vediamo. Mauri, sì, cari amici, abbiamo scoperto, allora fai un po' di riprese. Cari amici, abbiamo scoperto che in realtà un altro cunicolo conduce, non sappiamo dove, cari amici, però è tutto un cunicolo qua. Come ti senti, Mauri? Insomma, io qui sono tutto trafficato. Cosa tutto... vuol dire trafficato? È dura, eh? Sì, porca puttana. Sì, però... Ma caspita, qua c'è un altro androne. Ah, ma è chiuso lì. Faccio vedere, cari amici. È chiuso, ma non si vede niente. C'è il muro, cari amici. Ecco, c'è il muro.
cerchiamo di fare le riprese un pochino meglio. Fammi vedere, guarda che c'è un grosso... Sì, qua li hanno aperti, hanno detto che sotto c'era la sabbia. Ma chissà se sotto la sabbia c'era qualcosa, sotto qua. Sì, illumina qui che devo vedere che cosa sta facendo qua. A livello tecnico è dura, cari amici, però ce la facciamo. Sì, purtroppo a livello tecnico non è semplice. Dai. Beh, ma continuiamo allora, Mauri. Continuiamo in questo posto. Sto facendo le foto pazzesco. Degli androni. Sì, sì, sì. Vedete, ci sono le tubazioni sopra di noi, cari amici. Non è per niente facile, però ci sono le tubazioni sopra di noi. Allora, continuiamo. Tanto, Mauri, dopo le foto, benissimo, le facciamo. Cos'è questo rumore? No, è che io sono sopra il tombino si muove. Ma guarda, fai le tutto qua, è quello il rumore. Mauri, continuiamo di qua, dai. Tant'è, dai, cari amici, ci sentiamo. Non sappiamo dove va, era il rumore del tombino. Ah. Quando io passo sul tombino fa rumore. Le tubazioni. È il tombino? Ma sì, forse più, più. Qua si collega forse con altri posti. Ma che ne sappiamo? Ci sono degli scalini e continua. Sì, ma qua. Ma. Mauri! Ehi! Ma qua è la zona che dell'altra volta, ti ricordi? Ah, le vera! Sì, 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 questo che è. Ma noi da dove passavamo l'altra volta? Da dove passammo? Non ho idea io qua. Di qua o di là? Allora, di qua continuava. Che posti, cari amici. Ed era di qua allora che andammo? O da che parte? No, secondo me ci somiglia al posto dell'altra volta, ma non è uguale. Non è uguale. Mauri, non vorrei che stai al buio tu. Però non andare avanti. Sì, sì, scusami. Dobbiamo stare insieme sempre, certo, certo. Perché sennò, per carità, perderci qua, no, perderci qua sarebbe terrificante. Perché fa sta luce rossa? Poi non ancora capito. Non so, quando fa le foto, per vedere bene, per fare bene che venga, cioè, non sgranato, no, che si veda bene. Ma non è quello dell'altra volta il cunicolo, però no, tanto vale che cosa, no, perché qui sembrano tutti uguali, ma... Sì, sì, somigliano. Bene, aspetta, Mauri. Aspetta che ti faccio un Vuoi fare una foto? E qua così vediamo bene. Ma c'è talmente buio che anche col flash Sì, sì, però qualcosa si vedrà, Mauri. No, si Poi vede. Ma com'è rovinata sta? Ma qua finisce. Ma qui è anche amianto. Ah, questo è amianto. Ma tanto mica varrà il diritto d'autore per la canzone Amami amianto. No, ma l'amianto fa male, cioè quello è il problema. Cioè, allora, una scala, Mauri, per salire. L'ha lasciata lì il paradiso. E qui è Dio. Mi ha preso le sedie. Allora, vediamo un po'. Ma qua c'è il muro, cari amici. Non è quello dell'altra volta, però ci somiglia benissimo. Mauri, allora, bene. Bene, cari amici, ci somiglia tantissimo dove andammo l'altra volta, ma non è lo stesso posto. Sai, Mauri, meglio non passare mai sotto le scale, quindi passiamo sopra di qua. Anche in certi posti meglio non passare sotto le scale. La scala, fantastica, illumina il modello, quelle lì tipo che crollano mentre le usi, quindi meglio non usarle. E questo cos'è? Un boiler della calda? Sì, è un boiler rivestito d'amianto, pensate qui, dell'acqua calda. L'amianto teneva bene le temperature. Sì, teniamo... Quindi veniva scelto per tenere la temperatura del boiler per riscaldare bene. Tutto l'amianto che ecco, sta venendo via. Quindi era un'idea geniale. Peccato che l'amianto, sapete benissimo che è quello che è. L'amianto fa male ai polmoni. Bene, allora magari non vedo un lo presento questa cosa. Quindi deve essere tipo il boiler dell'acqua calda questo. Allora fammi vedere da lì. Tipo il boiler dell'acqua calda e sotto nei sotterranei
di Mombello, del manicomio di Mombello, e qua dava l'acqua calda, si vede proprio dove stavano i bambini. È benissimo, bisogna dare storia, bisogna dare lustro a queste cose, Mauri, questo lo sappiamo benissimo. Benissimo, sì. Vari, scusate le immagini se vengono come vengono, però noi sì, facciamo il possibile. Sai che forse non bastava neanche il faretto, ci voleva una luce ancora più potente qua sotto. Ma siamo riusciti meglio dell'altra volta, Mauri, quindi io do comunque positiva questa riscoperta, perché siamo riusciti meglio l'altra volta. Bene, bene, benissimo. Aspetta che scendo da questa zona qui. Sì. Questo quindi un apparato elettrico, ciò che rimane di un apparato elettrico. Sotto, sì, faccio vedere l'apparato elettrico, ciò che rimane dell'apparato elettrico qua nei sotterranei dove ci sono tutte queste tubazioni. Bene, ma sembra di stare in cantina a casa nostra, ormai ci ho fatto l'abitudine qua. Benissimo, riprendimi mentre... Aspetta che... Bene, io sto facendo le riprese tipo... E quindi la parte dell'acqua calda veniva fatta da questo grande boiler, vedete? Ah, che non si vede niente, sì. Sì, ma allora salutiamo a questo punto. E poi, cari amici, salutiamo. No, ma magari da... Ah, dal boiler, vuoi salutare? Sì, sì, dal boiler. Allora la metto qua. La metto qua e cerco... Ma vai con la torcia direttamente, così... Dai Mauri, ce la faremo, dai. Vai con la torcia lì, vai più vicino verso il boiler. Sì, ma vai benissimo lì così. Sì, sì, sì. Salutiamo così, un po' storta la videocamera, ma non so come tenerla più dritta. Ecco. Oh, che no. Guarda, volevo salutare. Fai vedere il boiler lì, che si vede benissimo, benissimo. Allora, noi salutiamo qua per adesso. Sì. Col boiler, allora facciamo vedere bene il boiler mentre salutiamo. Il boiler. Cari amici, quindi, Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, Capitano Barbadura. Siamo ritornati nei sotterranei, però abbiamo trovato altri sotterranei qui al manicomio di Mombello e vi abbiamo ripresentato sotterranei, parti alte. Questa volta abbiamo dedicato più tempo alla sezione dei bambini, dove c'erano i bambini. Benissimo. Benissimo. Diamo lustro alle cose antiche, perché... Okay. Noi che facciamo l'urbex, Cioè. In effetti l'aria qua non è della migliore. No, è pesante, infatti è buffo. Ciao a tutti. Ciao a tutti cari amici, continueremo con varie ispezioni video. Sì, ok, sì. Benissimo. Ma Mauri, vuoi fare un pochino tu col video? Benissimo, sì. Cari amici, bellissimo, mi piaceva far vedere qualche tubazione della pressione che dava il boiler. Faccio solo vedere un minutino. Guardate, vedete? Ma addirittura arrivava in pressione anche a 120 gradi. Cioè, come faceva l'acqua ad arrivare a 120 gradi? Tenendosi in pressione, quindi non poteva bollire, non poteva evaporare. Perché l'acqua evapora a 100 gradi, invece ci teneva in pressione. E qua varie tubazioni, qui proprio nei sotterranei del manicomio. E anche questa volta ce l'abbiamo fatta, cari amici. Manicomio di Mombello. E stavolta il reparto anche dei bambini, qua al manicomio di Mombello. Fatti.
al Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, capitano Barbadura. Mm-hmm. Oggi siamo venuti su, Mauri, facciamoci vedere quanto siamo veramente. Mettete un like, iscrivetevi, mi raccomando. E a tutti i due canali, se potete, se volete, Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, capitano Barbadura, almeno per premiarci per queste nostre grandi fatiche artistiche. E in conclusione, oggi è il 21 luglio 2018 e ce l'abbiamo fatta! Benissimo! Bene, benissimo, Mauri. Saliamo faticosamente l'ultima scala. Andiamo all'ultima scala. Grazie. Un luogo incredibile, eppure abbiamo dato. Famosissimo cancello al reparto degli agitati, l'unico reparto che è stato raso al suolo. Cari amici. Sono grazie. Cari amici, non poteva mancare una sontuosa scritta. Aiutiamoci a tenere un pochino pulito. Grazie. Un nonno. Infatti. Ma. Allegria. Anche in inglese l'hanno scritta, tanto per far capire meglio. Qui. Naturalmente da Monbello, ospedale Antonini. Usciamo dal manicomio. Che è un manicomio.